Sale la tensione a Partinico in vista del Consiglio Comunale di giovedì prossimo, quando l'Aula dovrà esprimersi per la variante urbanistica chiesta dalla distilleria Bertolino nel nuovo sito di Contrada a Bosco. Una variante necessaria in vista del trasferimento degli impianti dell'industria insalubre di prima classe dall'attuale sito di Viale dei Platani in seguito ad un accordo sottoscritto con il Comune. La zona infatti è agricola e quindi di fatto un'industria non potrebbe insediarsi. La preoccupazione va salendo perché con l'attuale emergenza rifiuti siciliana si ipotizza la realizzazione di bruciatori di rifiuti, vale a dire la realizzazione di termovalorizzatori. Si sussurra che il governo regionale abbia individuato Partinico come possibile sito per insediare un impianto del genere e la zona individuata potrebbe proprio essere quella dove andrà a insediarsi la nuova distilleria. È pronto un piano del governo regionale che aspetta l'ok del Ministero dell'Ambiente con diverse ipotesi che prevedono termovalorizzatori e altri impianti similari più piccoli. Un allarme che da tempo lanciano i consiglieri comunali del gruppo Cambiamo Partinico. Giovedì, scrive in una nota il gruppo composto dai consiglieri Gianluca Ricupati, Valentina Speciale e Giovanni Billeci, il consiglio comunale è chiamato ad esprimersi con una strana e incomprensibile urgenza sulla variante urbanistica chiesta dalla distilleria Bertolino. L'operazione della delocalizzazione è stata resa possibile grazie alla dichiarazione di pubblica utilità che è stata avanzata dal municipio partinicese. Ottenuto un prima via libera sulla variante dalla Regione nei mesi scorsi, adesso la palla passa al Consiglio Comunale, che ha competenze in merito e che quindi dovrà dare l'ok definitivo per rendere operativa la variante. Contestualmente la Bertolino invece dovrà richiedere e ottenere dalla Regione la VAS, un'autorizzazione ambientale necessaria per poter invece procedere al risanamento ambientale dell'attuale sito di Viale dei Platani, da dove dovrà traslocare. Tutto secondo accordo stipulato a suo tempo tra il Comune e la stessa titolare della distilleria, Antonina Bertolino, che da navigata imprenditrice ha ottenuto di poter trasformare l'area attualmente occupata dagli impianti, quindi quella di Viale dei Platani, da zona di 2 a zona di espansione residenziale, direzionale e commerciale con indici conformi a quelli delle zone circostanti, non inferiore a 1,5 m³ per metro quadro. L'ok alla variante appare scontato, infatti già contro Cambiamo Partinico si era schierata compatta la maggioranza a sostegno del sindaco. Prima la corrente del PD vicina al primo cittadino che ha definito che ha acceso le polemiche parolai di professione e sostenendo che la delocalizzazione è un evento di portata storica. Poi diversi consiglieri che hanno sostenuto l'importanza dell'operazione sul piano del risanamento ambientale.